Ciao a tutti quanti, come state? Oggi facciamo la nostra prima lezione del nostro programma La scrittura. Cominciamo. Cominciamo con il dettato. Siete pronti? Portate un foglio e una penna. Allora, cominciamo. Da capo, mi chiamo Fabio, virgola, sono un ragazzo spagnolo, sono un ragazzo spagnolo, punto. Vivo a Madrid, virgola, dove lavoro? In un ufficio commerciale. Dove lavoro? In un ufficio commerciale. Punto. Ora sono in Italia. Ora sono in Italia per imparare l'italiano. Ora sono in Italia per imparare l'italiano. Virgola. Una lingua utile per il mio lavoro. Una lingua utile per il mio lavoro. Punto. Abito in una pensione. Abito in una pensione e dalla finestra della mia camera. E dalla finestra della mia camera vedo la piazza principale della città. Vedo la piazza principale della città. Punto. Ripeto un'altra volta. Mi chiamo Fabio, virgola. Sono un ragazzo spagnolo. Punto. Vivo a Madrid, virgola, dove lavoro in un ufficio commerciale. Punto. Ora sono in Italia per imparare l'italiano, virgola, una lingua utile per il mio lavoro. Punto. Abito in una pensione e dalla finestra della mia camera vedo la piazza principale della città. Punto. Adesso controlliamo insieme il dettato. Controllate il vostro dettato. Avete 30 secondi per controllare. Allora, avete finito? Adesso continuiamo con la lettura. La nostra lettura è con il titolo La casa ideale. Allora, leggiamo insieme. La casa ideale. Affitto. Io affitto un ampio appartamento di 75 metri quadri. Al quarto piano, con ascensore luminoso con vista sulle colline circostanti, da poco ristrutturato, in Viale Bologna, zona centro, vicino al Dipartimento Universitario di Filosofia, a 15 minuti a piedi dalla stazione. Il locale, solo parzialmente arredato in stile moderne, è formato da tre stanze più una cucina abitabile e il bagno. Possibilità di un posto macchina nel garage privato del palazzo con una spesa extra. Prezzo 950 euro al mese, escluse le spese condominiali, luce delle scale, pulizia degli ambienti comuni, riscaldamento autonomo.
disponibile per famiglie o studenti. Per ulteriori informazioni, contatta Mariano Ore Pasti 333 30 16 338. Adesso controlliamo insieme le parole nuove di questa lezione, di questa lettura. Ideale, cioè perfetto, immaginario, fantastico. Io affitto, dal verbo affittare, uguale dare in affitto. Ambio, contrario, stretto. Vista, uguale panorama oppure scena, oppure visione. Circostante, cioè intorno. Vicino, e il contrario, distante, lontano. Ristrutturato, cioè rinnovato. Parzialmente, uguale in parte. Arredato, uguale decorato. Abitabile, cioè in cui, si può abitare. Privato, il contrario, pubblico. Prezzo extra, uguale costo aggiuntivo. Escluso, cioè incluso. Le spese condominiale. Autonomo, uguale indipendente oppure privato. Ulteriore, uguale altro. Cercate, di leggere di nuovo questa lettura dopo aver sapere, queste parole. Leggendo la lettura, cercate di rispondere a questo esercizio. Avete un minuto per rispondere alle domande. Avete finito? Allora, numero 1 A, 2 B, 3 A, 4 A. Adesso con un altro esercizio, indica con una P per le affermazioni presenti e con una N per quelle non presenti. Leggete queste domande e mettete P o N su queste informazioni. Avete 30 secondi. Avete finito? Allora, numero 1, N, 2, N, 3, N, 4, P, 5, N. Adesso con la seconda parte, la scrittura. Studieremo una delle punteggiature. Il punto fermo.
Il punto fermo si usa alla fine di una frase di senso compiuto o di un periodo. Cioè, quando ho finito un'idea, quando finisco un'idea, una frase, devo mettere un punto. Anche si usa nelle abbreviazioni come eccetera, seguente e così via. Pagina. Dopo numero 3, dopo il punto fermo, si deve scrivere la prima lettera maiuscola. Allora, con questo esercizio possiamo capire come possiamo mettere il punto fermo. Il punto fermo. Ho parlato con SIG, cioè un'abbreviazione della parole signore. Mario, della sua vacanza, ha passato dei bei giorni a Marsa Island. Allora, con questa frase numero 1 possiamo vedere la risposta nella slide seguente. Sig, punto, cioè signore, signor Mario. Anche c'è un punto fermo dopo la parola vacanza. E poi dobbiamo mettere la lettera maiuscola. Ha passato dei bei giorni a Marsala e punto. Potete fare questo esercizio da soli. Allora, adesso abbiamo un studio individuale, cioè il vostro tema. Dovete scrivere un tema su voi stessi attraverso le seguenti idee: come ti chiami, quanti anni hai, dove abiti e così via. Abbiamo finito il nostro video e la nostra lezione. Arrivederci.